Simone Nieri è il giovanissimo presidente dell'associazione culturale La Ruga, quindi la persona più indicata a parlarci di questa associazione. Abbiamo pochi minuti, ma ricordiamo quando è nata, come è nata, perché è nata. Oggi la vediamo nella veste definitiva, nel restauro completo, nel recupero completo degli ambienti. Cosa verrà fatto da oggi all'interno degli spazi della Ruga? Allora, La Ruga è nata 5 anni fa, nel 2006, scusate un attimino. È nata per spirito di iniziativa di un gruppo di persone che si volevano ritrovare. Quindi non ci sono movimenti politici dietro, ideologici, confessionali. Spirito di amicizia e basta. E amore per il territorio, perché più che altro espressione. Sì, e volevamo valorizzare un attimino tutto Pontegola per dargli un po' più vita, perché si era perso un po' quel discorso di associazionismo. Da questo abbiamo iniziato con le varie sagre, varie feste, e poi presentandosi l'occasione di ristrutturare questo ambiente abbiamo pensato di fare anche mostre di pitture, quindi ci siamo trovati a ristrutturare tutto l'ambiente che abbiamo quindi fatto. Musica, arte, letteratura, certo, gioco delle carte, cene, un po' di anche piccolo bar alle nostre spalle. Sì, che durante la settimana viene tenuto aperto dai soci un po' a turno. Per accedere alle attività culturali della Ruga occorre associarsi. Sì, ci vuole una è necessario essere affiliazione. Ma residenti nel territorio? No, assolutamente, possono essere ammessi tutte le persone. Ecco, ricordiamo che alla sede della Ruga si arriva facilmente sia da Pisa, sia da Empoli, da Firenze, uscendo al casello Santa Croce della Fipili. Della Fipili, sì. E quindi insomma, anche chi volesse associarsi. Certo. Poi chi vuole anche sapere tutti i nostri programmi li potete trovare sul nostro sito, che è www.laruga.it, e se volete mandare delle email info@laruga.it. Fra i soci della Ruga c'è anche il nostro collaboratore, il nostro inteso come emittente Toscana TV e come rubrica Incontri con l'Arte, Filippo Lotti, e quindi non potevano mancare nei nuovi spazi recuperati, restaurati, le mostre d'arte. Non potevano mancare, anzi questo è stato il nostro intento, cioè recuperare questo spazio per dare più visibilità agli artisti. Abbiamo fatto anche delle mostre su nel vecchio spazio, chiamiamolo così, ma necessitava di uno spazio apposito, più curato con le luci, con tutto l'allestimento. È nato appositamente, ci sono i binari, certo. È nato appositamente come luci, i faretti, già come spazio espositivo, ma non è esclusivamente come spazio espositivo. Faremo delle giochi delle carte, incontri di vario genere, quindi una sala presentazione di libri, serate di poesia. Certo. Stasera c'è la musica, anzi ricordiamo, mentre la nostra regia proporrà un brano anche dei musicisti che si stanno esibendo, ricorda chi sono. Sono il Trio Scafroglia, ormai diventato famoso per il loro jazz e swing, tra l'altro hanno fatto anche diverse serate in macelleria, cose particolari, abbiamo voluto dare un taglio particolare alla serata. Mi sembra che questa musica sia particolarmente, sia in sintonia con il contenuto dei quadri dell'artista che tu hai scelto per questo vernissage inaugurale. Certo, ho scelto Francesco San Micheli, insieme perché collabora da diversi anni anche con la Galleria Nozzoli di Empoli e con Giuliano e Nicola, e quindi abbiamo deciso di dare questa opportunità a Francesco. Allora, quindi prima di passare il microfono a Francesco, però invita i telespettatori a venire a visitare la mostra, non è riservata solo ai soci della Ruga ma è aperta al pubblico. In quali giorni e in quali orari? Sì, devo leggerlo perché sono orari un po' strani. È aperta fino al 17 aprile, il lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19, il martedì e giovedì dalle 21.30 alle 23.30, il sabato dalle 10 alle 12 e la domenica dalle 16 alle 19. Sabato 16 e domenica 17 aprile dalle 10 alle 22 in concomitanza con la nostra sagra della Schiacciata di Pasqua. Noi rincontreremo fra qualche minuto, dopo l'intervista a Francesco San Micheli, nuovamente Filippo Lotti, perché al piano superiore della sede della Ruga ci sta aspettando la campionessa di ciclismo Fabiana Luperini insieme a Giorgio Ariani, ospite d'onore di questa inaugurazione, e la intervisteremo solo fra qualche minuto, dopo avervi nuovamente presentato Francesco San Micheli, che recentemente è stato più volte ospite dei nostri incontri con l'arte, non solo in occasione di una mostra personale tenuta a Florence Arte a Firenze in via Gordigiani, una galleria diretta da Lorenzo Fedele, ma anche in occasione di varie mostre collettive, fra queste quella dedicata ai 50 cantanti che ora si trova a Campi Bisenzio al West Florence Hotel.
Ricordiamo chi è l'artista al quale ti sei ispirato. Raff. Ho fatto un pezzo dedicato a Raff e grandi soddisfazioni. La mostra sta girando da un anno e quindi sono contentissimo. Allora, noi invitiamo i telespettatori prima di salire al piano superiore a venire a visitare la mostra di Francesco San Micheli, un artista giovane di Montelupo, proviene dalla ceramica e del variopinto mondo della ceramica, c'è un'eco fortissima nei suoi quadri. Come avevamo promesso, abbiamo seguito Filippo Lotti al primo piano della sede dell'Associazione La Ruga. Prima di passare alle interviste vorrei far notare l'eleganza, la maglietta realizzata proprio per questa occasione, ma che rimarrà poi disponibile per chi verrà alla Ruga. I love La Ruga. I love La Ruga, per dire la verità è un pezzo unico, è un pezzo che mi sono... No, è solo fatto per me, per omaggiare appunto questo affetto che ho verso questa associazione che mi ha formato anche culturalmente, allora, per tanti aspetti. Un pezzo unico inteso come campione irripetibile accanto a te, Fabiana Luperini, campionessa di ciclismo, la più grande ciclista della storia italiana del ciclismo e anche a livello mondiale, credo ci siano state fino ad oggi pochissime cicliste che hanno conseguito più titoli di quelli che hai conseguito tu. Sì, ho avuto la fortuna di vincere tanto, vabbè, però ora questa è una cosa che con oggi non c'entra niente. Riguardo oggi sono contenta di essere qua, soprattutto perché Filippo è un mio carissimo amico e quindi sono contenta di dividere con lui questa gioia. Io credo che ai campioni faccia particolarmente piacere, io ho seguito per tanti anni Bartali che aveva smesso di correre da mezzo secolo, però l'abbraccio, il calore del pubblico credo sia uno delle conquiste di uno sportivo, riuscire poi a mantenere questo affetto anche dopo che si è smesso l'attività agonistica credo sia una grande gratificazione. Sì, sicuramente sì, perché comunque vuol dire che quello che hai fatto durante l'attività è piaciuto alla gente e quindi ti salutano sempre con affetto. Non è facile, vero, entrare nel cuore dei tifosi, bisogna compiere anche delle imprese strabilianti come hai fatto tu, come ha fatto Bartali, come a suo tempo fece Pantani, perché essere amati dal pubblico vuol dire anche dare tutto in bicicletta fino all'ultima pedalata. Sì, io ho la fortuna appunto di andare sul terreno che si può dire dà più spettacolo in salita e è quello che poi alla gente piace di più, perché comunque il gesto atletico in salita è molto bello, così come è bello anche quello dei velocisti. E poi chissà, tu hai detto che ha smesso di correre. No, io non l'ho detto, ha detto quando si smette di correre rimanere sì, però, nel cuore dei tifosi con la stessa intensità di quando si correva. Fabiana, una cosa solo, lei di che anno sei? Del 74. No, lo dicevo io, lo so che sei del 74. E io aggiungo, chissà se ha smesso di correre la nostra campionessa. Aspettiamo. Poi volevo presentare Andrea Vincenti del Trio Scafroglia. Sì. Che è qui alla tua sinistra. Allora, noi abbiamo proposto e stiamo proponendo ai nostri telespettatori dei brevi frammenti, vogliamo parlare del tuo complesso? Sì, il nostro è un trio, Trio Scafroglia, che da anni diciamo gira il territorio proponendo un repertorio di swing e jazz anni 30. Dobbiamo essere un po' telegrafici, così lasciamo spazio alla vostra esibizione. Che è anche più. Allora, ultimo, prima di chiudere, ultimo ringraziamento, qui siamo di fronte a una varietà infinita di vini. Una varietà infinita di vini, però non solo vini, ma anche spumante, come ti diranno loro, dei vignaioli di Samignato, e quindi abbiamo tutti un compendio di tutti i prodotti del nostro comune. Quindi i nostri telespettatori che vorranno partecipare alle tante manifestazioni indette dall'Associazione La Ruga sanno che troveranno anche della buona cucina accompagnata da questi vini, espressione tipica del territorio. Vi ricordo che l'Associazione La Ruga ha sede a Ponte Egola, una frazione, un'importante frazione del comune di San Miniato, vi si arriva da Pisa uscendo al casello Santa Croce della Fipili, da Firenze uscendo a San Miniato, e comunque ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell'associazione. Lassù
La delusione.